Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Robe da Mamma. Questa è la prima volta che ci vediamo in viso. Sì? Sì, dall'altra parte della videocamera c'è la mia bambina Francesca di 2 anni che mi sta prendendo in giro da un po', ma non importa. Come primo video di quest'anno vorrei farvi vedere come ho impostato il mio bullet journal. Andiamo! Iniziamo dai materiali. Tutto quello che vi serve per avviare il vostro bullet journal è un quaderno come questo in formato A5. Io questo in realtà non so se ve lo consiglio in particolare, nel senso che l'ho trovato nel comodino di casa, questo ce l'avevo, questo usato. L'unica cosa di questo quaderno è che ha le pagine molto fine, molto assorbenti, perciò se utilizzate, come utilizzo io, delle penne stabilo tipo queste, il colore trapassa e quindi si vede sul retro, insomma non è proprio il massimo. Questa confezione l'ho presa con i punti dell'Essilunga e sinceramente ve lo consiglio perché credo che a comprarlo costi tipo 500 milioni di euro. Sono 50 penne a punta fine, colorate, divise così in 2 piani, e secondo me per chi non è proprio una cima a disegnare come non lo sono io, sono veramente il massimo. Sempre in borsetta questo mio spizzo di Tiger, dentro ho mini penne, una matitina, mini evidenziatori, una gomma che ha visto tempi migliori, in modo da poter avere sempre in borsetta astuccio e bullet journal e poterlo aggiornare quotidianamente, anche perché mi sono accorta che se aspetto sera diventa poi che non aggiorno più. Veniamo al contenuto del bullet journal. Vi dico subito che io sicuramente non sono un'esperta, nel senso che è il primo anno che ho deciso di tenere un bullet journal, però vi lascio in info box qui sotto un sacco di siti dove potete trovare ispirazioni, siti di persone strafighissime che fanno cose strafighissime. Oggi volevo soltanto farvi vedere cosa ho deciso di includere io nel mio bullet journal. E in questa prima parte di video vi faccio vedere la parte, diciamo, di calendario, organizzazione, lavorativo familiare. Nel prossimo video vorrei farvi vedere il retro di questo diario che ha invece il gratitude journal. Questa è un po' la copertina del mio bullet journal, dove ho scritto le parole che per me sono in generale importanti nella vita, spero che lo siano anche in questo 2018, i libri, l'amore, la famiglia, la felicità e le parole, spero quelle che riuscirò a scrivere. Qui c'è la frase che io metto un po' ovunque, è uno mica smette di respirare perché non vede l'aria, che è una frase che viene da un film, il film si chiama Uno sguardo dal cielo, credo, poi ve lo scrivo qui sotto, ed è una frase secondo me bellissima perché definisce la fede in una maniera precisa e puntuale. Andando avanti ho fatto un calendario dell'anno diviso in mesi, qui segno compleanni, ricorrenze, appuntamenti, e poi in rosso vedete il calendario social media specialist che ho preso da internet, dove ho segnato delle date che possono essermi utili per i contenuti sia sul blog che sui social. Questa invece è la pagina con gli obiettivi che mi sono data quest'anno, per adesso non sono tantissimi, comunque raggiungere un livello avanzato della lingua spagnola, scrivere almeno 2 racconti, insomma ci sono un po' di cose che riguardano sia me che le mie bambine ovviamente. Queste sono le chiavi, quindi i simboli che ritroverò poi all'interno del mio bullet journal, cose fatte, cose complicate, cioè cose complicate sicuramente ce ne saranno, cose completate vorrei dire, oppure rimandate, importanti, eccetera, eccetera. Ecco, qui iniziamo con le liste vere e proprie. A me piace tantissimo fare le liste, quindi insomma sono felicissima di avere questo diario in cui le ho tutte insieme. La prima ovviamente è quella dei libri, qui ci sono già un po' di titoli che mi sono stati consigliati, qualcuno l'ho già preso in biblioteca, qui mi sono segnata quando devo renderlo. Queste sono le serie TV e i film che vorrei vedere, qui ho fatto una sezione a parte per gli attori, per adesso è uno insomma, che sta qui per gnocchitudi, diciamocelo. Questa pagina l'ho chiamata Mindfulness, in realtà penso di metterci dei titoli di libri che riguardano appunto la mindfulness, ma anche magari siti da seguire, idee prese dal web. Qui
qui vorrei mettere, non so se ha molto senso, ma per adesso l'ho fatto, libri, film, parole, quindi frasi e canzoni che in qualche modo mi ispirano. Non so se avete presente quando siete lì, magari in macchina, parte una canzone e sentite quella canzone e vi viene in mente, non so, 7.000 cose che potreste fare e poi vi dimenticate la canzone, il titolo, l'autore, tutto. Ecco, qui vorrei metterci, queste cose, tutto quello che mi ispira. Questa è la pagina delle statistiche del blog e dei social, quindi divise per mese. Questo anche, qua c'è anche, guardate, questo qua è il logo dei Bilibri. Quindi qui segnerò le vendite mese per mese. Se non sapete cos'è un Bilibro, vi lascio qui sotto il link dove vi racconto appunto un po' di questo progetto. Questa è la pagina dove inizia il mese di febbraio. Inizio da febbraio perché, come vi dicevo, ho iniziato un po' in ritardo con questo progetto, quindi gennaio è rimasto là un po' in sospeso. Vi faccio vedere questa pagina perché mostra chiaramente come io sia notevolmente impedita sia a disegnare che a scrivere. Questo per dirvi che, secondo me, il bullet journal è un progetto che potete realizzare tranquillamente, anche se come me siete abbastanza impeditelle. Non deve essere un'agenda, un diario perfetto, ma deve essere un diario vostro, quindi personalizzato al 100%. Perciò sicuramente anche a me piace vedere i video in rete delle persone che realizzano delle cose strepitose in 5 secondi e mi piacerebbe essere così brava, però poi alla fine se volessi un'agenda perfetta me ne andrei a comprare, invece questa è un'agenda che io voglio che sia 100% personale ed è anche il motivo per cui ho abbandonato le agende tradizionali perché poi alla fine non avevano mai lo spazio per le cose che a me interessano. Ho inserito il calendario di febbraio in modo che se ho voglia di dare uno sguardo veloce a che giorno cade, non so, il 6 di febbraio, che è il compleanno della mia bambina che farà 2 anni, il 6 febbraio è un martedì. Qui ho messo appunto dei disegnini pessimi che riguardano questo mese, principalmente il mese degli innamorati, quindi cuoricini, e coriandoli, stelle filanti e una mascherina perché sarà anche carnevale. Sul retro della copertina ho inserito lo spazio per le note, cose da fare, famiglia, le spese del mese. Ecco, qui iniziano le settimane vere e proprie. Per adesso ho voluto fare in questo modo, tenere sulla pagina sinistra l'elenco dei giorni della settimana, diciamo i giorni lavorativi. Invece sulla destra ho messo il sabato e la domenica, le cose da fare, le note. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è il tracker delle abitudini. È una pagina dove voi andate a inserire giorno per giorno le buone abitudini che vorreste mantenere durante il mese e se ci siete riusciti o no. Nel mese di febbraio mi sono data soltanto 3 obiettivi. Volevo, insomma, rimanere semplice, non esagerare. Quindi leggere 30 minuti al giorno, scrivere almeno 60 minuti al giorno e studiare spagnolo e inglese 30 minuti al giorno. Questo mi viene abbastanza facile perché utilizzo una stessa app che è Duolingo, dove esercito entrambe le lingue allo stesso momento. Su internet trovate tantissimi spunti per quanto riguarda il tracker, potete tenere conto delle abitudini, fare esercizio fisico, camminare, eccetera, eccetera, fino a come ho fatto io, cose, diciamo abbastanza lavorative. Vi ringrazio di aver guardato questo video e spero che lo abbiate trovato interessante e di stimolo per iniziare anche voi il vostro bullet journal, anche se magari come me non siete bravissimi a disegnare e non avete una calligrafia perfetta. Iscrivetevi al canale se vi va, in arrivo un altro video dove vi faccio vedere il retro di questo bullet journal. Ciao ciao! Un quaderno in formato A5. Sì, amore. Sei stanca? E cosa posso farci? Riposati. Bene.